Ciao a tutti ragazzi, bentornati con Magic. Siamo forse, se non sbaglio, al quinto o al sesto episodio. Allora, finalmente abbiamo sbloccato la possibilità di andare avanti con la storia. Abbiamo finito il tutorial, abbiamo ammazzato il tipo atomico. Ora vi volevo far vedere una cosa. Gestione mazzo. Abbiamo delle bellissime buste di aprire. Quindi io direi di iniziare a scartare le buste, vedere che carte ci dà. In base a quello, ci ha sbloccato la possibilità di modificare il nostro mazzo. Quindi andiamo a aprire la nostra busta. Vediamo cosa ci ha dato. Incantesimo, 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 creature. Questa stregoneria non l'ho mai vista. Ogni giocatore mescola tutti. Ah, bene. Ci ha dato un dragone 6-6. Ogni qualvolta un drago che controlli attacca, messo in metti sul campo di battaglia una... Ah, si sdoppia anche. Minchia, questo fa male. Bene. Successivo. Ma quanti ne abbiamo? Bene, bene. Lo chiamiamo pacco opening di Magic. Tutto gratis. Creaturine, creaturine. Niente di che, una mostra 5-5 con rapidità, ma queste qua poi le dobbiamo vedere dopo quando ci creiamo il mazzo. Anzi, possiamo fare che questo episodio ci creiamo il mazzo, perché qua abbiamo 1000 pacchetti da aprire. Quindi, questo cos'è? La forza, la costituzione. Sono pari al numero di creature che controlli. Questa è bella. 1, 2, 3. Cautela. 4, 6. Questo poi. Cautela e legame di cane. No, non ho capito. All'inizio del tuo mantenimento, se hai 40 o più punti vita, vinci la partita. Bene. Bene. Ne abbiamo ancora da aprire perché mi piacciono, ancora 4, ma non finiscono più. Istantaneo, questo è blu, non è che interessa molto a noi, infatti fa cagare. Abbiamo trovato niente di che. Ancora 3, questo è verde, vediamo. Verde nero 1-1-1-1 2-1. Oh, queste qua ancora bellissime. La forza e la costituzione del maestro sono pari al numero di artefatti che conterò. Ah, di artefatti, creature artefatti, infatti. Minchia ragazzi, guardate qua cosa abbiamo trovato. 11-11. Travolgere, indistruttibile. Se il colosso sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, rileva invece... No, non riesco a capire, però... Vabbè, questa mi piace di brutto. Cioè, 11-11 è la prima volta che mi succede. Soprattutto va bene con tutti i mazzi, perché avete visto che l'11 non aveva figure, eh? Ah, queste sono le terre atomiche, vedete queste che stanno? La roccaforte delle terre entra nel campo di battaglia tappata. Aggiungi una terra qualsiasi al tuo mana di riserva. Capito? Anche questo.
Entra nel campo di battaglia. Bene, queste teve mi... ma sono pieno di queste teve. Bene, 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 bene. Mi piaccio. L'ultimo. Abbiamo già trovato il mondo, adesso fa il mazzo è un casino. 2-2, 2-5, ottimo in difesa. 4-4 questi qua sono maledetti. 5-4, saliamo sempre di più. 5-4, 3-3. Cioè, guardate queste carte quanto sono difficili da giocare. Ve ne apro una a caso. Vuole due terre normali, una di fuoco, una di luce e il teschio. Cioè dovete avere in un mazzo almeno tre colori, che è improponibile da fare. Quindi non le useremo mai, purtroppo. Vabbè. Abbiamo finito questo pack opening di Magic. No, ragazzi, vi giuro, non li ho comprati, me li aveva regalati il gioco appena ho finito il tutorial, perché so che adesso tanti di voi diranno: ecco, hai speso i soldi. Io sono contro i soldi per i giochi, perché già lo compri, co cioè già compri il gioco, quindi se le cose le vuoi fai un po' più fatica, ma te le puoi anche guadagnare tu. Poi non so se adesso avete visto le nuove grafiche che abbiamo fatto nel video. E fra qualche giorno, per la settimana prossima, fra 4-5 giorni, forse riusciremo a portare anche qualche titolo con la PlayStation 4 e lasciare non indietro il computer, però visto che tanti giochi il computer non li tiene. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Facciamo tutto passo per passo. Adesso ci fa costruire il nostro sì, il nostro cazzo, il nostro mazzo. Quindi io direi di ascoltare quello che ci dice il tutorial. Hai sbloccato la funzionalità extra, i pannelli del filtro e le statistiche ti aiuteranno a costruire ed analizzare il tuo mazzo. Ok. Questo è il pannello dei filtri, qui puoi filtrare la tua collezione e trovare le carte che cerchi. Ok. Per aprire il pannello dei filtri, tocca la scheda ridotta e icona, provaci subito. Penso che sia questo. Ok. Ora puoi filtrare le carte della tua collezione, per vedere quali carte è. Ok, noi abbiamo il rosso e il nero. Vi ricordate? Rosso e nero. Giusto? Ok. Ben fatto, ora puoi vedere facilmente quali carte della tua collezione corrispondono a quelle del tuo mazzo. Per chiudere il pannello dei filtri, tocca il punto al di fuori di questo. Provaci subito. Esamina le statistiche del tuo mazzo per capire quali aspetti devono essere migliorati. Per aprire il pannello delle statistiche, tocca la scheda ridotta, provaci subito. Mi stai prendendo per il culo? Ok, ora puoi visualizzare le statistiche utili sul tuo mazzo. Puoi anche scegliere un nome e un'icona per personalizzarlo. Provaci subito. Va bene, ci proviamo. Inserire il nome del mazzo, ovviamente. Asia. And style. Ok, scegliamo un portamazzo fico, cosa dite? Questo, c'ho anche il tatuaggio, non potrei non sceglierlo. Ok. Buona. Velocità mazzo 3, potenza 2, controllo 2, sinergia 1. Bene, 24 creature, 12 magie, non ci abbiamo terre, va bene. Ok. Le terre nel mazzo vengono aggiunte automaticamente, in modo che tu ne abbia, non debba, tuttavia se preferisci manualmente puoi cambiare le impostazioni avanzate, no, mettile tu, dai.
Puoi fare visualizzare molto altro da qui. Ho gestione il pulsante aiuto in basso. Ok. Salvataggio. Ma cosa mi hai messo nel mazzo? Punto di domanda. Mi hai messo qualcosa di forte o... No? Per modificare il tema, no. Vediamo. Allora, prima di tutto. Ogni qualvolta una creatura muore, puoi mettere un segnalino di ricerca. Ragazzi, qua è lunga la cosa. Ok. Qual era il mostro potentissimo? La... Figa, avevo visto un mostro che era una bestia. Adesso vorrei trovarlo qua. Magari ce l'ho anche nel mazzo. Era una carta rossa. Se non sbaglio, eh. Era questo 5-3, no, è un drago. Ah, è questo. Io questo lo voglio subito. Cioè, prendilo e mettilo qua dentro. 37 di 36. Dobbiamo eliminare un mostricino di merda. Tipo questo. Attacco improvviso, 1-1, rimuovi. Altre carte violente? Figa, 6-6. Cioè, perché queste carte atomiche me le lascio tutte fuori? Aggiungi. Adesso togliamo un mostro di questi. Sacrifica, va, via, ciao. Vabbè, ragazzi, lo proviamo così perché sennò qua ci mettiamo un anno. Però non fate come me, cioè il mazzo, guardatevi le carte, spendeteci un po' di tempo e vedete di costruire il mazzo migliore per voi, perché sennò poi perdete, se non conoscete bene il vostro mazzo. Eseguito, non eseguito. Salva ed esci. Allora, siamo tornati. Siamo nella nostra prima partita ufficiale. Siamo contro morte vivente. In modalità campagna. Allora, vi ricordate la cavolata che vi avevo detto? Ah no, perché forse non avevate visto il video. In un video che poi si erano corrotti i file, avevo tenuto una mano nel genere, cioè avevo una terra e i mostri, come potete vedere. Per mio esperienza personale, vi consiglio vivamente. Cioè, a meno che non avete carte che cazzo dite, boh, le posso giocare solo con una terra, io ne ho una tra l'altro. Ogni qualvolta una creatura muore puoi mettere un segnalino di ricerca. Cioè, non sono carte che mi fanno. Io questa mano non la terrei, anche se mi spiace perché avevo sto mostro. Però io così personalmente lo shock. Prendi il controllo di una creatura bersaglio fino alla fine del turno. No, no, no. Io la cambio. Pesco una nuova mano. È venuta la stessa cagata di prima. Però almeno dai, adesso abbiamo due terme. Va bene, dai, ci teniamo questo. Ok, proviamo a partire. Manteniamo la mano. Ah, lei è mazzo nero, anche lei. Bene. Allora, giochiamo la nostra terra e passiamo perché non possiamo più fare niente. Tanto, come ben sapete, io faccio i video sempre col mio angioletto custode, che ogni tanto rompe le balle. Salutami, Mimì. Ciao. Mi voglio scendere. Adesso lo faccio scendere e poi piange che vuole risalire. Va bene. Un'altra terra. Allora, vediamo qua.
Questo non ha niente di che, quindi lo giochiamo. È buona. Cosa fa? Gioca un'altra terra. Gioca il corvo, che ha volare, ho visto. Le creature con volare non possono essere bloccate tranne che da creature con volare. Non lo mostrare più perché ormai lo sappiamo a memoria. Adesso continua a pescare terre, però non è un male qua, cioè. Non posso giocare nient'altro, posso attaccare, perché lei è già tappata. Proviamo, no, aspettate, aspettate. In teoria non si potrebbe difendere. Proviamo. In pratica, ci avevo ragione. E va 18. Lei ha solo mazzinieri? 5-1, qua inizia a farmi male. Ok, allora, ricordiamoci che anche noi però abbiamo le cose potenti. Continua, continua. Abbiamo tipo questo. Figa. Infliggono, quando muoiono, infliggono 3 danni a una creatura e a un giocatore bersaglio. Vedete, lei mi attacca. Io non posso fare niente. Una creatura va a non lo mostrare più, te l'ho detto anche prima. Che fatica ragazzi per arrivare fino a qua, non ne avete idea, eh? Perché ho fatto 54 riprese del video. Cioè, se adesso non mi date le rosse però mi fa incazzare, perché sono fermo. Non mi avete mai visto incazzato in un video, penso. Ora mi vedrete. Salto attacco. Lui continua imperterrito a mettere sta carta del cazzo. Ah. Poi? Finito? No, non lo so. 2-2. Ah, non posso difendermi perché a volare. Devo mettere giù qualcosa con volare. E mi dà sempre le terre nere. Che io non me ne faccio un cazzo. Cos'è sta cosa? Sì. Ecco la merda con volare. Ah. Ciao. Vabbè, ho anche 3 rosse nel mio mazzo. No, per capire. Saltiamo l'attacco. Lui imperterrita, continua a beccare sti mostri della Madonna. Va bene. Adesso inizia a farmi male. Vorrei, se per piacere è possibile, una terra rossa. 5-1, 5-1, mi devo difendere con qualcosa. Perché questo mi fa male. Avevo già 11. Gioco. Mi dai una terra rossa prima che scremo? Porca puttana, ma ce le ho nel mazzo le terre rosse? Ma non è possibile, figlio. Ho le carte rosse, non ho terre rosse. Come faccio a giocare? Vai avanti così, brutta puttana che non sei una. Non posso fare niente. Cioè. Vedete quello brutto del computer? Che io non mi fido.
Cioè, non è possibile che non ciò capite vostro nel mazzo. Dopo lo vado a controllare. Ormai, cioè, sono morto praticamente. Rimango con un punto. Che cazzo devo fare? Niente. Vaffanculo, ecco quello che faccio. Pago 2 punti vita. Che cazzo me ne faccio? Ragazzi, siamo morti. Non ve lo volevo dire. Ma questo mazzo mi sa che è da vedere, eh? Abbiamo messo le terre in automatico, secondo me abbiamo fatto una cazzata. Perché secondo me abbiamo messo solo terre nere. La Madonna. Ma vaffanculo. Ciao. Sì, abbiamo capito. Dai, fa la sbollona, va, figlia di troia di uno. No. No, adesso voglio vedere il mazzo. Vabbè, ragazzi, cosa dite? Allora, fermiamo qua. Facciamo finta che questa bellissima partita da me svolta non l'avete mai vista. No, dai, sto scherzando, capita. Allora, io non ho sistemato il mazzo. Nel prossimo video riproviamo con un mazzo un po' più decente, perché la tipa non mi sembra molto forte. Con questo vi saluto da Asia Style. Un saluto, ricordatevi di commentare, condividere e ricordatevi di suggerirci qualche titolo di giochi per PlayStation 4, che fra 4-5 giorni adesso stiamo lavorando un pochino con la postazione, ma li porteremo. Un saluto a tutti, ciao ciao!